Sabato 9 febbraio presso l'Aula Consiliare del Comune di Vallo della Lucania si è tenuto l'incontro organizzato dall'Ufficio Diocesano Famiglia e Vita dal tema L'Alleanza che cura, una riflessione bioetica sul fine vita. Ad intervenire all'incontro Sua Eccellenza Monsignor Ciro Miniero, il sindaco di Vallo della Lucania, il dottor Antonio Aloia, il responsabile diocesano della pastorale familiare, don Roberto Guida, a tenere la relazione il professor Rocco Gentile dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, mentre a moderare l'incontro è intervenuto il dottor Osvaldo Santoro. Stiamo dando avvio a questa esperienza della Commissione per la Vita che vuole proprio focalizzare queste tematiche con incontri diciamo quasi periodici per sensibilizzare, perché come ci diceva il professor Gentile è soprattutto innanzitutto un fatto culturale, quindi l'ufficio si propone di in qualche modo di promuovere sempre queste iniziative per sollecitare una riflessione più attenta su queste tematiche così importanti che toccano l'umano, innanzitutto ancora prima della fede. Stiamo festeggiando la giornata della vita, il mese della vita. Un'altra delle grandi tragedie che vi si vivono è quella dell'aborto, quindi della vita nascente che viene fermata, bloccata per scelte più o meno consapevoli. Anche da questo punto di vista è importante l'azione che fanno i centri di aiuto alla vita, ma che fanno anche le parrocchie per far capire il valore della vita umana e l'importanza anche dell'accompagnamento che la Chiesa è in grado di dare a quanti si trovano a dover prendere una scelta difficile e casomai possono scegliere di optare per la vita. Sì, sono scelte difficili e drammatiche che noi sacerdoti nelle nostre comunità parrocchiali tante volte appunto ascoltiamo, incoraggiamo, sosteniamo a favore della vita. Anche qui siamo come ufficio, quanto prima dovremmo mettere in atto anche delle iniziative più visibili, perché tanto si sta facendo a favore della vita in modo silenzioso, in modo discreto, però tanto altro ancora ci dobbiamo fare, dobbiamo proseguire dei percorsi diversi per sensibilizzare, per sostenere e per accompagnare quanti vivono questi drammi dinanzi ai quali si pongono tante volte. A Vallo questa riflessione bioetica sul fine vita, un impegno costante per la difesa della vita nascente. Come vive la Chiesa locale questo impegno? Beh, innanzitutto con tutta l'attenzione alle persone e tutta l'attenzione a coloro che vivono nella scelta di dover decidere e quindi cercare di stare in qualche modo accanto attraverso delle persone e poi cercando in qualche modo di diffondere la cultura della vita, perché la vita è un dono troppo prezioso e non possiamo pensare che è frutto di un caso. La vita è un dono e va accolto e promosso perché possiamo veramente crescere bene tutti. Beh, io credo che oggi vi sia da rifondare l'umano, come si vede da un po' da tutte le parti del nostro tempo. Rifondare l'umano quindi con una cultura che tenga conto del suo cuore, quindi dell'umano, il suo cuore che non è solamente il cuore in senso sentimentale, ma è cuore ragione. Io penso che quindi la rifondazione di questo umano abbia tra le sue primissime prerogative quella di prendere in rassegna e in analisi la questione della cura. La cura è ciò che fa l'uomo uomo, quindi se l'uomo si prende cura all'inizio della vita e alla fine sempre, cioè esprime la sua umanità più piena proprio nella cura. Noi dobbiamo lavorare su questo contro ogni tentazione di abbandono e deriva, con l'intelligenza di una medicina che ormai ha fatto dei progressi da gigante, ma non dimenticando che di fatto ogni scienza deve fare i conti con la propria coscienza, la coscienza dell'uomo, che parte dalla cura, cioè da quando si guarda chi ha più bisogno negli occhi,
con lo sguardo attento e si sa dare un senso anche a quella miseria di quel momento, a quella malattia di quel momento, a quella terminalità di quel momento.